Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare un primo piatto di quelli facili, facili, ma buoni, 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 veloci, veloci anche. Una pasta che può essere spaghetti, maccheri, paccheri, maccheri, maccheroni. I maccheri sono una cosa nuova che ho inventato io, i maccheri, non so se conoscete i maccheri. Li facciamo con tonno e gamberi, quindi diciamo alziamo un pelino il livello di difficoltà della classica pasta al tonno che abbiamo già fatto. Abbiamo fatto delle linguine al tonno, se volete vedere la ricetta, veloce veloce, basta che ci seguite, ce l'hai e viene fuori. E questa l'andiamo a fare, ha bisogno di qualche piccolo accorgimento, qualcosa in particolare, perché, per come, per quando, lo andiamo a vedere all'interno della ricetta. E poi vorrei salutare Silvio Petta, che è il fondatore di uno dei blog più conosciuti in Italia, Super Papà, non so se avete presente, un abbraccio grande, veramente una persona meravigliosa. E insieme a lui anche Edoardo Maturo, che ha scritto un libro intitolato Papà Van Basten. Poi hanno aperto anche un gruppo su Facebook, Papà Van Basten e tutti i supereroi, quindi, e ci sono dentro anch'io, un bel supereroe, io sono super chef. E allora, un abbraccio grande anche a voi, e complimenti. E poi vabbè, oh scusatemi, non è che stiamo parlando di politica, stiamo parlando neanche di religione, stiamo parlando di calcio, quindi ognuno abbia la propria squadra e sia felice. Io sono milanista, quindi un abbraccio anche ai miei ragazzi del Milan, che purtroppo non stanno vivendo un momento particolarmente eccezionale, però per me sono i miei supereroi anche loro, e quindi anche a loro vado a dedicare questa ricettina facile, veloce, buona, da ciupparselo sdetto. Ragazzi dell'università, me l'avevate chiesta voi. Eccola qua, andiamo a vedere gli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Cominciamo dai gamberi, ne abbiamo bisogno di circa 300-400 grammi per 4 persone, più ce n'è meglio è. Vedete che io ho pulito già i gamberi, però non ho buttato il carapace, perché poi ci servirà per una delle fasi di preparazione. Pasta 250-300 grammi, scegliete voi il tipo di pasta, dallo spaghetto al maccherone al paccaro, quello che volete. Del tonno 150 grammi, qualche fogliolina di basilico, uno spicchio d'aglio e del peperoncino al gusto. Al posto dell'aglio potreste utilizzare lo scalogno, ma non utilizzate la cipolla, però oggi facciamola con l'aglio e vi faccio vedere come viene bene bene bene. Poi dei pomodorini, come vedete qui una decina di pomodorini, e poi i classici olio extravergine di oliva, sale e pepe. Cominciamo dalla pulizia del gambero. Allora, prima di tutto tiriamo via, nel caso in cui ci fosse, la testa e il carapace. Dopodiché con un coltellino dobbiamo andare, come questo che ha i dentini sarebbe l'ideale, a fare un'incisione sul dorso in questa maniera. Chi mi segue già da tempo lo sa e già sa come si fa questa cosa, per andare ad eliminare questo filamento nero. Questo qui, come potete vedere, è l'intestino, e l'intestino è, oltre ad essere carico di impurità, diciamo, chiamiamole così in maniera pulita, è anche pieno di sabbia. Quindi se per caso mangiate dei gamberi e sentite che c'è della sabbia, vuol dire che non gli è stato eliminato l'intestino. Quindi questa non è una bella cosa, diciamo la verità. Vedete? Viene via facilmente. Tolto l'intestino, i gamberi sono a posto. La parte dei carapaci, se avete anche le teste, li teniamo da parte perché li andiamo ad inserire all'interno della pentola dove sta bollendo l'acqua. Io perché ho questo tipo di pentola con il cestello che si mette sopra, quindi riesco a creare una parte separata. Nel caso in cui non avesse questo tipo di pentola, fate bollire all'interno dell'acqua, dopo ovviamente che avete anche aggiunto il sale, i carapaci e le teste, dopodiché filtrate il tutto e utilizzate questa acqua per cuocere la pasta. Questa sorta di brodino ci servirà per due fasi. La prima qui all'interno della pentola, dove adesso andiamo ad inserire direttamente la pasta, quindi la pasta assorbirà anche il sapore e il profumo del gambero. E poi ci servirà all'interno della padella, dove andremo a saltarla, ma questo lo vediamo dopo. Intanto all'interno della padella inseriamo un giro di olio extravergine di oliva, poi prendiamo lo spicchio d'aglio, lo schiacciamo, lo lasciamo in camicia, quindi con la sua pellicina, e lo inseriamo anche lui all'interno della padella. Ovviamente aggiungiamo anche il peperoncino. Perché si lascia lo spicchio d'aglio in camicia? Perché la pellicina tende ad assorbire quelli che sono gli eccessi di sapore che ha l'aglio, quindi lo va a rendere molto più delicato al palato. Come potete notare, questa è una delle più classiche preparazioni espresse. Mentre io taglio i pomodorini in quattro, il soffritto sta andando e soprattutto la pasta sta già cucinando.
Ricordatevi di inclinare sempre la padella nella prima fase del soffritto, questo per evitare che sia l'aglio che l'olio si brucino. Quando l'aglio ha cominciato ad imbiondirsi, possiamo aggiungere anche i pomodorini. In questa fase teniamo il fuoco vivo perché abbiamo bisogno che il pomodoro rilasci subito quelli che sono i suoi liquidi, quindi la sua acqua di vegetazione, ma soprattutto anche la sua polpa. Per aiutarci aggiungiamo un pochino di sale. Il sale, vi ricordo, che va aggiunto in diverse fasi di cottura perché dobbiamo andare a salare le diverse cose. In questo momento mettiamo anche subito 4-5 foglioline di basilico. Il profumo che esce fuori dalla padella in questo momento è pazzesco, cioè mamma mia, già buonissimo così, due spaghetti qua dentro già è spettacolo. Ma noi vogliamo di più, quindi prendiamo il tonno, vedete il pomodorino come ha rilasciato un pochino quella sua acquetta, come si è legata bene con l'olio, insomma veramente qualcosa di eccezionale. Aggiungiamo il tonno e con un cucchiaio di legno lo schiacciamo un pochino, praticamente dobbiamo renderlo quasi cremoso. Ora l'aglio, vedete, lo elimino perché ha finito il suo lavoro, basta, l'aglio non serve più. Aggiungo un bel mestolo di acqua di cottura della pasta, insaporita anche con il carapace dei gamberi, all'interno della padella e lascio andare a fuoco basso fino a che quest'acqua non sarà quasi completamente assorbita. Quest'acqua è anche carica di amido, quindi si andrà a legare con tutti gli altri ingredienti formando una crema. Mi è sembrato di aver visto un gatto, forse. Vabbè, torniamo alla preparazione. Mettere un pochino di sale e un pochino di pepe, in questo momento è fondamentale. La pasta la dobbiamo scolare a metà cottura, il che significa che se sulla confezione c'è scritto 10 minuti, dopo 5 minuti dobbiamo toglierla e inserirla all'interno della saltapasta. Tuttavia la pasta non è ancora pronta, quindi per portarla fino a fine cottura la terminiamo di cuocere all'interno della saltapasta. Gli aggiungiamo ovviamente con il mestolo dell'acqua che abbiamo utilizzato in precedenza per cucinarla. Fra l'altro vi ricordo che quest'acqua non ha soltanto l'amido della pasta che ha rilasciato nella fase di cottura all'interno della pentola, ma anche i profumi e i sapori dei gamberi, ok? In quanto gli abbiamo inserito il carapace. E andiamo avanti a inserire un mestolo alla volta fino a che questo non verrà perfettamente assorbito, terminando il suo tempo naturale di cottura. Una cosa importante che ci tengo a dire: dovete imparare a far saltare la pasta. Vi lascerò qui in descrizione un link di un video di come fare per fare gli esercizi, per imparare a saltare bene la pasta. È importante perché saltando la pasta la andiamo ad ossigenare, quindi ossigenandola che cosa succede? Che si va a formare molto più facilmente questa meravigliosa crema. Aggiungo anche in ultimo le code di gambero perché il loro tempo di cottura è di un minuto al massimo. Se le avessimo inserite prima sarebbero diventate gommose, invece in questa maniera saranno cotte perfette e stupirete i vostri ospiti, oltre soprattutto, io ripeto, stupirete il vostro stesso palato, che dal mio punto di vista è la cosa più importante. Più che preoccuparsi degli altri bisogna preoccuparsi di se stessi, mangiare bene per se stesso. Ho messo un pochino di acqua di cottura della pasta, il coperchio e termino la cottura. E voilà, les jets sont faits, i gamberi sono pronti, tutto il resto è tutto pronto, perfetto. Guardate che meravigliosa cremina che si è formata sotto. Andiamo dunque ad impiattare. Prima di farlo però aggiungiamo ancora qualche altra fogliolina di basilico. Poi impiattiamo e per chiudere il piatto mettiamo anche un filino di olio extravergine di oliva. E una cosa importantissima ve la dico dopo. E voilà! È spettacolare, è spettacolare. Ricordatevi, dopo aver messo i gamberi aggiungete ancora un pochino di sale, perché altrimenti poi vi viene fuori che i gamberi non hanno assorbito bene anche il sale. Va bene, comunque dai, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici e badabam badabam bam bam. Lo chiedo mucho, il mio sito internet dove trovate tutte quante le mie video ricette. Sono ancora un pochino malatino e sono malatino e questo mi tirerà su, mi tirerà, non lo so. Ma soprattutto la domanda nasce spontanea: sarà buona o non sarà buona? Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Vediamo. Allora, questi che non sono paccheri, sono mezze maniche, ma potete farlo anche con i paccheri, con gli spaghetti.
Mamma mia, il basilico. La bontà, il tonno, si sente tutto, si sente. Lo chiedo mucho. Alla prossima, mi dice, ciao. Come no, vieni qua.